occasione ora per la San Benedettese con Sirri che si incarica della battuta, la rincorsa, tiro potente ma impreciso, pallone fuori. Fischia il direttore di gara, la rincorsa di Senesi che lascia Filippini, tocco morbido, lo schema per il numero 20 che prova la conclusione ma il pallone termina oltre il palo dando solo l'illusione della rete. Ci ha provato De Silvestro, ancora però un recupero, palla dal limite dell'area con Senesi che lascia Mascella, Mascella dal limite, Mascella, pallone sul fondo, continua a spingere l'Avezzano. Si parte da questa, rimessa dal fondo, calciata lunga da Asciotti e termina il primo tempo 0-0 allo stadio dei Marsi tra Avezzano e San Benedettese, un primo tempo equilibrato. Le due squadre ora andranno negli spogliatoi per programmare un secondo tempo che si preannuncia spettacolare. 0-0 il parziale dopo il primo tempo, è tutto pronto per l'inizio di questa ripresa che stiamo vedendo con le immagini di Manuel Centurame alla parte tecnica, e si parte proprio in questo momento con il direttore di gara, il signor Davide Galiffi di Alghero, che dà avvio. E dunque nulla di fatto per la San Benedettese, che comunque si è resa pericolosa sugli sviluppi di un corner battuto da Senigalliesi. Attenzione perché siamo già dall'altra parte con Senesi, Senesi dal limite, Senesi, la conclusione, il vantaggio dell'Avezzano, ha segnato Yuri Senesi al minuto 4 nel corso di questo secondo tempo. L'Avezzano è in vantaggio dopo aver rischiato di subire la rete del vantaggio marchigiano. Recupera Pagliari che prova a ribaltare l'azione, attenzione Paolini, Martiniello dal limite, Martiniello, la conclusione, blocca brusca, Martiniello si libera, allarga per Battista, Battista punta Marzullo, Battista rientra sul destro, prova la conclusione dal limite, pallone alto, poi Paolini, Paolini, ancora Paolini, Battista e poi dal limite Chiatante, un gol strepitoso di Chiatante al 16° minuto del secondo tempo. Chiatante pareggia i conti al dei Marsi con una rete bellissima, al volo si è coordinato Federico Chiatante, classe 2004, che ha scaricato alle spalle di Brusca, ha trovato l'incrocio dei pali e dunque Avezzano 1, San Benedettese 1, ristabilita la parità. Ancora Samb in avanti con Martiniello, poi Paolini, Paolini prova ad entrare in area, va a terra, poi Battista e c'è la rete della San Benedettese, ma si è alzata la bandierina del primo assistente, fuori gioco di Battista sulla serpentina di Paolini. Barberini allarga per Pagliari, sale ancora Pagliari, il cross teso di Pagliari e c'è la rete di Martiniello, la rete di Antonio Martiniello, appena entrato 2-1 per la San Benedettese, la rete che mette nei guai l'Avezzano in questo momento, la ribaltata la San Benedettese con la rete di Martiniello. Onazzi allarga per il taglio di Mascella, sul fondo Mascella, il tocco per De Silvestro, De Silvestro punta Pagliari, De Silvestro cross dietro per Ortolini, occasione per l'Avezzano con Ortolini, De Silvestro il cross verso il centro, il pallone sbuca, salva sulla linea Cardoni, attenzione non libera la difesa della San Benedettese, De Silvestro, poi il cross al centro, liberato De Lorenzo, prova a coordinarsi, pallone che sorvola la traversa, il lancio di Luciani a cercare Ortolini, poi Martiniello e arriva il triplice fischio del direttore di gara, il signore Davide Galiffi, la Samb andrà a giocarsi la finale contro l'Aquila, eliminato l'Avezzano, delusione per i marsicani che avevano trovato il vantaggio con la rete splendida di Senesi ma non sono stati altrettanto bravi a mantenere il vantaggio perché
al 15esimo e al 17esimo sono arrivate le reti, una bellissima di Chiatante e la seconda di Martiniello, che hanno portato la San Benedettese alla finale.